Siamo al Molino Pacifico, sono in corso le prove per il primo spettacolo in onda il 5 gennaio, se ricordo bene, del 2013. Scene. In onda per dire, comunque si parte il 5 gennaio. E abbiamo messo insieme quindi la stagione teatrale anche quest'anno, siamo riusciti a farla, io parlo a nome vostro. Che cosa ci presentate quest'anno? Ho visto che ci sono spettacoli teatrali, musica, teatro, cinema. Cinema. Vai. Perché? Così. Mai. È una stagione molto ricca. Mario. Molto ricca, non di grandi nomi. È ricca di talenti, è ricca di teatro, è ricca di cinema, è ricca di gioventù, è ricca di futuro. E oggi, vista com'è la situazione, guardarsi intorno porta un senso di scoraggiamento. E allora, secondo me, guardare al futuro è la cosa migliore. Lo facciamo attraverso il teatro. Il teatro è il luogo dove meglio degli altri, a mio modestissimo parere, si possono individuare le tendenze di crescita di questo mondo, di questa società, di questo posto, per capire dove va e che fine farà. Quindi un laboratorio di pensiero, un laboratorio emozionale, mi piace dire. E noi mettiamo a disposizione questo laboratorio emozionale attraverso tutta una serie di spettacoli. Quanti sono in tutto? 5, se ricordo bene. Gli spettacoli sono 6 di prosa, abbiamo 3 di cinema, poi abbiamo la sezione di teatro ragazzi, che è molto importante, molto fornita. Quindi per un totale di una quindicina di eventi praticamente. Senti, ma tu e inoltre ci sono degli eventi che ancora non abbiamo presentato perché non abbiamo la sicurezza matematica, però quest'anno, avendo il cartellone aperto, abbiamo rinunciato alla formula dell'abbonamento, ci siamo riservati di arricchire ancora di più la stagione. Ci riuscite a mettere in piedi anche altre cose. Sì, secondo me. Senti, può essere interessante. Questa cosa che dici di largo e giovane, in buona sostanza, è un po' la vostra filosofia di sempre. Sì. Da sempre, sì. Non ti ho detto niente. Quindi di non fate che riconfermare una linea. Cioè. Sì, secondo me è la cosa più interessante. Sai una cosa, Enrico? Io penso una cosa che, almeno personalmente, io sono più attratto dalle cose che non conosco, dalle cose che non ho visto, che da quelle che conosco. A me vedere un artista tutti gli anni, soprattutto poi questi artisti cosiddetti televisivi, non mi rassicura per niente, ma annoia a morte. Beh, comunque i vostri ragazzi sono sempre tanto bravi, almeno quelli che hanno avuto, che conosciamo noi, insomma, mi sembra che sono tutti di grande qualità. Sì, guarda, io... Una cosa mi ha colpito assai proprio negli spettacoli dell'anno scorso, è quel ragazzo autistico, quel Christopher Boone, se ricordo bene. Sì. Tu ti riferisci a Davide Giordano, che diciamo, io ho parlato del personaggio. bravo. No, tra l'altro ci dava uno spettacolo che ha emozionato una platea in una maniera non capitava da tempo. Però sai una cosa, quello che quando poi si rivolgeva al pubblico un po' ti metteva in difficoltà e poi in vera sostanza si metteva in difficoltà come fanno gli autistici, i ragazzi che hanno purtroppo questa sindrome. Lui è uno dei talenti diciamo più solidi, più di promettenti, mi sembra. Non è che sono, c'è una pure perché gli anni passano, lui è uno dei migliori attori italiani. Non è che sono giovani per dire che sono impreparati. In questo momento lui è stato un protagonista del film di Piccioni che è andato a Venezia insieme a Margherita Bui e a Scamarcio. In questo momento lui sta rifacendo, da poco esce il capitolo secondo di Qualunque Mente, lui fa la parte del figlio di... Comunque da questa scuola escono persone diciamo di grande elevatura. Guarda, comunque avete tra gli ospiti vostri persone... Guarda, Davide ci sarà anche quest'anno perché è il protagonista di Hansel e Gretel, uno spettacolo da noi prodotto che ha vinto il premio Scenari. Il premio Scenari in questo momento è considerato il maggior premio di teatro che c'è in Italia, mi pare, no? Stiamo parlando di teatro scuro. E lui è il protagonista anche di questo spettacolo, quindi ce l'avremo pure quest'anno, Davide. Uno spettacolo molto particolare, è una fiaba praticamente, però è una fiaba per tutti, per grandi e per piccini, e noi la faremo lungo tutta la giornata, dalla mattina fino alla sera, tutti i tipi di pubblico. Volevo chiedere una cosa, voi vi alternate nella funzione di attori o di registi, a volte anche di autori, se non ricordo male. Rispondi tu a questo, se no parlo sempre io. Sì. Tu sei regista per esempio del primo spettacolo. Ma diciamo, qual è il mestiere vostro per capire? Noi siamo teatranti. Il teatrante deve saper fare tutto. Anzi, per citare un grande del teatro, siamo dei facitori di teatro.
quindi comunque vi alternate molto simpatico a te questo personaggio. capito. È quello che, a cui un giornalista gli si disse, ma quando ci facite una cosa che ci fa ridere? Che ci fa malaga, disse il giornalista, professore di educazione fisica. Spettacolare. Dicendo, maestro, ma sta rassegno, subito dopo che hai presentato Città Spettacolo. Dicendo, ma sta rassegno, voi dovete fare qualcosa di più leggero, che ci fa malaga. Infatti. Geniale. Comunque siamo dei facitori di teatro. E quindi comunque la regia vi impegna in più o in meno? Cioè è una responsabilità in più quella di gestire più persone da... No, se lo fai con... se parti da un progetto che ti piace... Cioè, noi manderemo anche un po' delle prove che abbiamo visto. Sì, infatti in questo momento sentiamo dei rumori perché stiamo provando, siamo in una pausa noi, ma i ragazzi stanno provando il primo spettacolo che andrà in scena appunto il 5 gennaio, Gli Innamorati, tratto dagli Innamorati di Carlo Goldoni. No, è bello, è entusiasmante. Poi essendo attori molto spesso ragioniamo da attori anche registicamente. Ti rendi conto meglio delle difficoltà, diciamo. Ti rendi conto meglio, ti piace sperimentare, usi gli attori come cavi per poter fare tu delle cose. Ma il vostro, quello di quest'anno, è teatro sperimentale o ci sono dei classici che tornano con grande forza, magari reinterpretati? C'è un teatro senza etichette. Sì, sì, non è etichette. Allora, il teatro deve essere sempre sperimentazione, deve essere sempre ricerca di nuovi linguaggi. Però se noi intendiamo nel senso corrente del termine sperimentazione, ti ritrovi, lo vedo in giro, vedo gente che si ritrova a fare cose che si facevano non negli anni 70, ma pure prima. D'accordo? Io parlavo con Giuditta Malina qualche anno fa, quando venne qua a presentare una serata, quando dedicammo una giornata intera di Universo Teatro al Living Theater, e io l'ho abbracciata a fine serata, perché Giuditta Malina, che è una che ha recitato nuda, buttandosi la pittura addosso, facendolo nei macelli, facendo a botte con i poliziotti, andando nella striscia di Gaza sotto i missili a fare gli spettacoli eccetera, una sera ci ha offerto un'emozione straordinaria recitando delle poesie col suo compagno, che ahimè non c'è più, Anon Resnikov, comunale, in una delle serate più memorabili che si sia mai vista a Benevento. Parlo di teatro e parlo di grandi artisti. Vabbè, insomma, ci confermi che il teatro, voglio dire, è un luogo dove sei costretto a pensare. La sperimentazione sta all'attore. Ma è chiaro, si ricercano sempre moduli di linguaggio. Noi nel nostro piccolo cerchiamo sempre di fare cose nuove. Per intenderci, Gli Innamorati è un classico, no? Di Goldoni. Però non ci vedo nulla di classico, secondo il termine, insomma. Quindi c'è la speranza di poter sorridere un po', come diceva il famoso maestro. Sì, no. Speranza non ho capito. Di sorridere un po', di non ci fa più male. Guarda, il sorriso è una smorfia del viso che a me non mi convince. A me piace ridere o piangere, le vie di mezzo. Personalmente, per mia formazione, anche culturale, politica, il sorriso è una cosa che mi lascia sempre un poco... Mi sembra una cosa manierata. Questo spettacolo si ride. Bene, allora il primo appuntamento è il 5 gennaio. Gennaio. Noi verremo un poco prima, magari sì. Il 5 gennaio facciamo due recite, una alle 18 e una alle 21. Perché prevediamo un po' di pubblico, per cui vogliamo fare due recite. Va bene. Vogliamo dare il buon anno alla gente. Se ci sarà possibile, noi faremo un backstage per uno spettacolo. E noi siamo onorati. Proprio per dare, diciamo, qualche significato in più, magari qualche persona distratta riesce a raccontarsi meglio con. Vabbè. Venite al teatro, venite al Mulino Pacifico. Il costo del biglietto? 10 euro e 7 euro per gli studenti. Va bene, alla prossima.